Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Teleuropa Network. Tanti gli argomenti di oggi, ma partiamo dai titoli. Petrini confessa al magistrato di aver preso i soldi per le sue sentenze. Racconta la storia dell'assegno di 100.000 euro trovato in casa di Santoro e dell'appartamento a Rho che gli avevano promesso. Nelle carte dell'inchiesta dell'operazione denominata Valle dell'Esaro, che ha portato all'arresto di 45 persone, emergono particolari agghiaccianti sul modus operandi dell'organizzazione. Cresce la paura nel Catanzarese per le continue scosse di terremoto 9 nella serata di ieri. Movimentata riunione del Consiglio Comunale di Catanzaro, i cittadini protestano e chiedono le dimissioni del sindaco, ma si procede con la surroga dei 5 consiglieri. Donare il sangue è un atto di grande generosità e lo è ancora di più quando vi è l'emergenza. All'Annunziata di Cosenza occorrerebbe il contributo di 50 donatori al giorno per coprire il fabbisogno. E Cosenza spera di invertire il trend negativo con il nuovo allenatore Pillon a partire da sabato prossimo a Livorno. Il Crotone presenta i 3 nuovi acquisti e conta di proseguire la corsa promozione. Ancora buonasera da Anna Franchino e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Oggi è il giorno della patrona. Cosenza si ferma per rendere omaggio alla Madonna del Pilerio. Uffici e scuole chiuse, celebrazioni solenni per tutta la giornata nella città dei Bruzzi. Il 12 febbraio di ogni anno nella cattedrale di Cosenza si celebra la festa in onore della Madonna del Pilerio, patrona della città. La messa solenne, presieduta dall'arcivescovo di Cosenza Bisignano, Monsignor Francesco Antonio Nolè, e il rito dell'accensione del cero votivo, offerto dal presidente del Consiglio Comunale, Pierluigi Caputo, a nome della città, aprono una lunga giornata di preghiera e devozione. Le celebrazioni proseguono per tutta la giornata con una lunga e partecipata processione che, con partenza dal Duomo, attraversa tutte le principali strade della città. Il culto della Madonna del Pilerio, che secondo la tradizione vuol dire pilastro, risale alla fine del XVI secolo. Si tramanda che nell'anno 1576, mentre la peste devastava diverse regioni d'Italia e incombeva come una minaccia sulle altre, un devoto in preghiera davanti all'icona della Madonna si accorse di una macchia simile al bubbone pestifero presente sul viso dell'immagine sacra. La macchia fu considerata come un prodigio e un segno della protezione della Madonna per la città di Cosenza, da lei salvata dalla peste. Da allora il dipinto divenne oggetto di particolare devozione per i cosentini, al punto da essere chiamato quadro divino. La Vergine del Pilerio divenne la protettrice della città e il culto si fuse indissolubilmente nella storia e nella vita dei cosentini. Il prodigio che pose fine alla peste è ricordato sotto l'icona nella cappella della Madonna del Pilerio con una scrittura nel marmo. Ec nos quam colimus de peste redemit, imago prodigium labes denotat horta genis. Questa immagine che noi veneriamo ci ha salvati dalla peste. L'apparizione della macchia sulle gote mostra il miracolo. Fin qui allora il giorno della patrona Cosenza. Adesso parliamo di cronaca, perché il magistrato Petrini confessa proprio al magistrato di aver preso i soldi per le sue sentenze. Racconta la storia dell'assegno di 100.000 euro trovato in casa di Santoro e dell'appartamento a Rho che gli avevano promesso. Il giudice Marco Petrini racconta ai magistrati di Salerno il sistema corruttivo, i soldi, i regali accettati per aggiustare sentenze. E proprio per le sue ammissioni Petrini, presidente della seconda sezione della Corte d'Appello di Catanzaro e della Commissione Tributaria ora sospeso, è stato scarcerato anche se non potrà tornare in Calabria. Sono molti gli omissis nel verbale di interrogatorio, ma le dichiarazioni del giudice arrestato su richiesta della DDA di Salerno lo scorso 15 gennaio nell'ambito dell'inchiesta Genesi hanno
consentito di aprire nuovi filoni di indagini. È accusato di corruzione in atti giudiziari, alcuni casi aggravati dal metodo mafioso, già perché Petrini si sarebbe speso anche per aggiustare sentenze in processi di mafia. C'è un assegno da 100.000 euro che incastra il faccendiere Mario Santoro, ex dirigente dell'ASP di Cosenza, e il giudice, firmato dall'avvocato Francesco Saracco, figlio di Antonio Saracco, condannato in primo grado a 10 anni per estorsione aggravata dal metodo mafioso. L'assegno, trovato dalla Guardia di Finanza a casa di Santoro, sarebbe stato usato a garanzia per far ottenere l'assoluzione ad Antonio Saracco. Il giudice racconta ai magistrati che chiese all'amico di tenere in custodia il titolo perché, dice testualmente, lo ritenevo molto pericoloso per me. Il giudice Petrini riferisce anche di altri doni promessi dal faccendiere per favorire l'assoluzione di Saracco, come un appartamento a Rona, il milanese, di 200 metri quadri, un braccialetto di brillanti per la figlia e un'autovettura smart per il figlio del giudice. Promesse di doni accettati, ma, racconta sempre Petrini ai magistrati di Salerno, non fece seguito la dazione dei beni. Parla poi del suo interessamento per favorire il dissequestro di beni confiscati ai familiari di Antonio Saracco. Ai magistrati Petrini dice di aver accettato soldi a titolo corruttivo per far fronte all'indebitamento che aveva accumulato a seguito della separazione dalla sua prima moglie, per il mantenimento dei figli e in parte anche per condurre una vita piacevole. Torniamo invece sull'inchiesta, sull'operazione Valle dell'Esero, perché proprio nelle carte dell'inchiesta che ha portato all'arresto di 45 persone emergono particolari davvero agghiaccianti sul modus operandi dell'organizzazione. Il territorio della Valle dell'Esaro era sotto il controllo del clan Presta e la violenza era il mezzo con il quale il sodalizio faceva rispettare le sue regole. Il narcotraffico era in mano loro, rifornivano di droga il vasto territorio a nord della provincia Abruzia, Roggiano, San Marco, Tarsia, San Lorenzo del Vallo, e chi sgarrava veniva punito. Nelle carte dell'inchiesta che ha portato all'emissione di 45 misure cautelari c'è il pestaggio ordinato dai fratelli Presta contro alcuni spacciatori autonomi, ma anche l'aggressione subita da Marco Patitucci, 37enne di Roggiano Gravina, figura intermedia della filiera dello spaccio che nei confronti del clan aveva accumulato un consistente debito di droga. Una sera due scagnozzi del clan entrarono in casa della madre e lo picchiarono a sangue. Patitucci decise di cambiare aria, si trasferì in Lombardia, ma 10 giorni fa è stato aggredito, pestato da 2 persone, poi rinchiuso in un locale, successivamente dato alle fiamme, e finito in ospedale con ustioni di terzo grado. Un episodio sul quale gli inquirenti stanno tentando di far luce, ma che potrebbe essere collegato a quel debito di droga. Un anno e mezzo di indagini condotte dalla polizia di Cosenza e coordinata dalla DDA di Catanzaro, che hanno svelato gli interessi del clan e la struttura militare del sodalizio, con a capo i fratelli Antonio e Roberto Presta, cugini del boss Franco, condannato all'ergastolo. E gli esponenti di vertice di questa organizzazione sono esponenti che gravitano nel contesto di 'Ndrangheta della provincia cosentina, in particolare dell'area di riferimento appunto, con collegamenti con esponenti della criminalità organizzata della provincia reggina per quanto riguarda l'attività di approvvigionamento della cocaina. Tutto il provento del traffico della cocaina doveva confluire in questa cassa comune dell'associazione, per la quale c'era una contabilità minuziosa dei due fratelli Presta, che erano i vertici dell'associazione, una contabilità che teneva conto anche delle necessità di parenti e possiamo dire soggetti di livello superiore anche nel panorama andranghetistico, il sostentamento, diciamo, il pagamento delle spese legali, il sostentamento anche dei viaggi necessari per i colloqui carcerari che venivano fatti. Quindi una organizzazione ben strutturata sul territorio, radicata, come dicevo, che monopolizzava completamente il traffico della cocaina. Dalla DDA passiamo alla Procura della Repubblica di Castrovillari, che ha chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco di Cassano allo Ionio, Gianni Papasso, e per altre 7 persone, fra tecnici ed ex dipendenti del comune, il presidente anche del consorzio di bonifica di Trebisace e un imprenditore, sulla questione proprio dello Stombi, cioè sulle modalità dei lavori di disinsabbiamento del canale. Il giudice dell'udienza preliminare, Chiara Miraglia, vista
La richiesta di rinvio del PM Angela Continisio ha fissato l'udienza preliminare per il prossimo 26 marzo. Gli imputati sono accusati a vario titolo di turbativa d'asta, truffa aggravata, falso in atto pubblico, falsità ideologica. Oltre al sindaco Papasso sono indagati il presidente del consorzio di bonifica di Trebisacce, Marzio Blaiotte, responsabile tecnico al tempo del consorzio Biagio Cataldi, e i tecnici e i dipendenti del tempo del comune Nicola Bruno, Mario Innocenzo Rummolo, Francesco Garofalo e Francesco Sarrubo, e anche l'imprenditore Giuseppe Borrelli. Lasciamo la cronaca solo per il momento, perché cresce la paura nel Catanzarese per le continue scosse di terremoto, 9 soltanto nella serata di ieri. Non c'è solo lo sciame sismico di Albi a preoccupare in Calabria. 9 scosse di terremoto, tutte magnitudo superiore a 2.0, sono state registrate nella serata di martedì sulla costa ionica catanzarese, tra Cropani, Botricello e Sellia Marina, e poi durante la notte. Il sisma più forte avvertito dalla popolazione ha avuto una magnitudo di 3.4 ed è stato registrato alle 23.01 davanti alla costa di Cropani, ad una profondità di 29 km. La mappa dei terremoti delle ultime 24 ore, pubblicata sul sito dell'INGV, è monopolizzata dagli episodi registrati sul nostro territorio regionale. Questo sisma infatti è stato preceduto da altri 2 eventi, uno di magnitudo 2.0 alle 21.06 e l'altro di 2.3 alle 21.45. Quindi sono seguite altre scosse con magnitudo 2.3 con epicentro a Sellia Marina, 2.9 e 2.0. Nella notte le altre 2 scosse alle 0.23, magnitudo 2.3, alle 7.56 con la stessa intensità. Nel comprensorio non sono stati registrati danni o problemi per la popolazione. L'epicentro delle scosse è stato in mare, davanti alla costa, tranne quello di Sellia Marina, che è stato registrato sulla terraferma. La protezione civile segue l'evolversi della sequenza sismica e continua a monitorare in continuo contatto con la NGV e i sindaci dei territori interessati all'evoluzione del fenomeno. Nella lista terremoti delle ultime 24 ore figura anche un episodio relativo allo sciame sismico attivo nel territorio di Albi, un unico movimento di magnitudo 2.1 che segue alle scosse registrate dal mese di gennaio, che hanno creato un clima di apprensione nel comune della Presila Catanzarese e nei paesi limitrofi. Parliamo adesso di politica con la movimentata riunione del Consiglio Comunale di Catanzaro. I cittadini hanno protestato e chiesto le dimissioni del sindaco, ma si è proceduto con la surroga dei 5 consiglieri. Crisi rientrata al comune di Catanzaro e dopo la risoluzione e il rimpasto di giunta, oggi è stato il giorno della seduta del Consiglio Comunale, la prima dopo l'inchiesta denominata Gettonopoli, che ha coinvolto 29 consiglieri comunali su 32. Prima di entrare nell'aula Ferrara di Palazzo dei Nobili, da registrare la protesta di alcuni consiglieri, ma anche semplici cittadini che hanno indossato maschere e nasi da clown. Quello che chiedono è semplice e lineare, dicono. Noi chiediamo che si facciano da parte, se vogliono bene alla città, e la parola passa agli elettori. Saranno loro a decidere chi dovrà amministrare questa città. Un consiglio comunale che si registra sia ancora illegittimo, convocato con soli 3 giorni di preavviso, lo statuto comunale parla di 5 giorni di preavviso, ma qui si fanno le cose a prescindere da quelle che sono le leggi e i regolamenti. Si vince in modo chiaro qual è la volontà di questa amministrazione, soprassedere a qualunque problema e fregarsene delle leggi e dei regolamenti scritti. Sul consiglio convocato in anticipo e sulla crisi alle spalle ha parlato il sindaco Sergio Abramo. Non ci si può fermare e mandare un commissariamento perché sono arrivati degli avvisi di garanzia. Assolutamente no. Avvisi di garanzia, tutti lo sappiamo, significa che stanno indagando per vedere se le commissioni sono state, diciamo, organizzate al meglio, se non ci sono stati di discrasia rispetto a quello che deve essere l'andamento di una commissione. E se per ogni avviso di garanzia dovremmo dimetterci, io credo che una città ne pagherebbe le conseguenze altissime. In questo momento particolare poi credo che siamo con delle scadenze molto molto limitate, basta pensare ai finanziamenti del porto o di agenda urbana, abbiamo delle scadenze che se non dovessimo rispettare rischieremmo di perdere i finanziamenti. Credo che questa città non se la possa permettere. Poi il primo cittadino ha chiarito ai cronisti la sua posizione. Sentite cosa ha detto. Sarebbe stato per me molto più facile trovare allocazione con un posto da assessore regionale. Ho detto di non volere nessun posto da assessore regionale, ma di continuare a portare avanti il mio mandato, che è quello che avevo promesso ai miei concittadini, che avrei governato la città per 5 anni.
Cambiamo ancora argomento. Donare il sangue è un atto proprio di grande generosità e lo è ancora di più quando c'è l'emergenza. All'Annunciata di Cosenza occorrerebbe il contributo di 50 donatori al giorno per coprire l'intero fabbisogno. La musica e lo sport sono gli strumenti che Rosso Vita utilizza per lanciare il messaggio sull'importanza della donazione. Anche la seconda edizione della manifestazione è una bella festa che vede la partecipazione di tanti giovani. Questa manifestazione non ha lo scopo solo di reclutare donatori nella giornata di oggi, ma ha lo scopo di invitare le persone che abbiano un minimo dubbio, un minimo interesse a partecipare a questi eventi che umanizzano la donazione stessa. Quindi oggi questo evento ludico per molti aspetti fa sì che noi operatori sanitari, i donatori già in atto per così dire e tutti coloro che hanno l'interesse a donare si mettano insieme e realizzino una giornata che deve stimolare tutta la popolazione ad avvicinarsi alla donazione del sangue e del midollo. Qualche settimana fa dal centro trasfusionale dell'Annunziata era partito un SOS per la carenza di sangue di gruppo zero. Allarme rientrato, ma in questo campo l'emergenza è perenne. Il periodo post vacanze natalizie è altrettanto difficile rispetto all'estate, perché spesso poi si lega al periodo della massima incidenza dell'influenza. Quindi si tratta sempre di periodi dove la carenza in genere è molto molto marcata, così come lo è stato quest'anno. Ora siamo nella coda di questa emergenza, tuttavia possiamo dire che noi siamo in emergenza giornaliera, perché in un ospedale come questo facciamo circa 50 trasfusioni al giorno, quindi va da sé che dovremmo avere almeno 50 donatori al giorno e oggi siamo abbastanza lontani da questi numeri. Ecco perché la donazione non si ferma mai, anche durante Rosso Vita c'è chi compie il proprio gesto di solidarietà. Il sangue di questa donatrice attraverso il separatore cellulare offrirà piastrine e plasma e altri giovani aspiranti donatori, dopo gli esami e la preparazione necessaria, sono pronti a dare il proprio contributo. È ancora la prima volta, però sono convinta di continuare nel tempo. Restiamo a Cosenza, dove in prefettura si è parlato dei fondi stanziati dal governo per il centro storico della città. I 90 milioni che cambieranno il destino del centro storico di Cosenza ci sono almeno sulla carta. Ora bisognerà presentare i progetti, avere le idee chiare su quali siano gli interventi da adottare. Non a caso il sottosegretario ai beni culturali, Anna Laura Orrico, ieri e l'altro ieri ha ascoltato in ore di incontri i comitati, le associazioni, gli enti, al fine di avere un quadro completo dei bisogni di Cosenza Vecchia, come la chiamano i cosentini, la cui riqualificazione mette d'accordo. Ricordo tutti, quali sono i tempi? Abbiamo dei tempi molto stretti perché va firmato entro la fine di quest'estate per poi impegnare tutte le somme entro al massimo la fine del 2021. Noi, considerate le procedure amministrative del nostro ordinamento giuridico, dobbiamo espletare tutti i bandi di gara entro la fine del 2021. Quindi aver assegnato gli appalti e i finanziamenti, per cui i lavori inizieranno nel 2022 sostanzialmente. Il raccordo istituzionale in prefettura, perché è necessario un lavoro di squadra, e il sottosegretario apre all'ipotesi di collaborazione con la Regione Calabria, rivolgendosi direttamente alla neogovernatrice Iole Santelli. Sono convinta che la neopresidente, che è già stata vice sindaco della città di Cosenza, possa avere una spiccata sensibilità e attenzione verso il recupero del centro storico. Sono convinta che la Regione Calabria possa mettere a disposizione altri finanziamenti per consentire le ristrutturazioni dei palazzi dei privati o incentivi magari alle giovani coppie che vorrebbero vivere nel centro storico, ma devono ovviamente ristrutturare degli immobili che ormai sono fatiscenti, così come la Regione Calabria potrebbe intervenire sull'emergenza abitativa e anche sulla povertà e il degrado, il disagio che purtroppo caratterizza il centro storico attraverso gli interventi previsti dal Por Calabria sui temi del welfare e delle politiche sociali. E adesso altre storie, altre notizie nei nostri 100 secondi di cronaca.
Riconosciuto dal Tribunale di Lamezia Terme il nesso causale tra la vaccinazione esavalente e la patologia di cui soffre un minore, il Palazzo di Giustizia ha anche condannato il Ministero della Sanità al risarcimento del danno. La sentenza si riferisce al caso di un ragazzo di 17 anni che da quando aveva un anno vive attaccato alle macchine. Qualche anno fa un medico legale, scrive Gazzetta del Sud, aveva accertato il nesso tra vaccinazione anti-epatite B e condizioni patologiche. È stato ritrovato dagli operatori della stazione del Pollino del soccorso alpino della Calabria. Nella notte è stato confusionale il 75enne che si era smarrito nei boschi intorno a Tortora. A lanciare l'allarme erano stati i familiari dell'anziano che, non vedendolo rientrare, si sono rivolti al 112. Era alla guida di un'auto privo di patente perché allo stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale. Un 48enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato a Reggio Calabria dagli agenti delle volanti della questura. Una vicenda nata sui social, finita in tribunale con una denuncia per violenza sessuale da parte della donna all'amante, è finita con l'assoluzione dell'uomo dal reato più grave ed una condanna a 6 mesi di reclusione per minaccia semplice. I fatti iniziati nel 2016, quando un giovane di Sanremo, dopo un primo contatto su Facebook, instaura una relazione extraconiugale con una donna di Tropea, andando anche a lavorare nell'attività commerciale di lei. Una passione durata mesi è finita quando la storia è stata scoperta dal marito. La situazione è degenerata, finendo nell'aula del tribunale di Vibo Valentia. Il giovane assolto dall'accusa di violenza sessuale, condannato per minaccia semplice. E a proposito di cronaca, ci spostiamo a Reggio Calabria, dove la Guardia di Finanza ha eseguito un arresto per droga, per spaccio di stupefacenti. Operazione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Reggio Calabria, R, classe 85, è stato arrestato per spaccio e detenzione di droga. All'arresto dell'uomo si è arrivati nell'ambito di un'attività finalizzata alla repressione e alla prevenzione dei reati in materia di droga. Proprio nell'ambito di queste attività è stato individuato R, il cui atteggiamento sospetto ha indotto le Fiamme Gialle a decidere un pedinamento e poi a effettuare alcune perquisizioni domiciliari in appartamenti che sarebbero stati nella disponibilità dell'uomo. E così sono venuti fuori diversi grammi di cocaina e di marijuana e anche 45.000 euro in contanti, non solo, anche strumenti per la preparazione delle sostanze stupefacenti. Quindi AR è stato arrestato e attualmente si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria regina. Parliamo adesso di sport, in particolare di calcio di Serie B. Il Cosenza spera di invertire il trend negativo con il nuovo allenatore Pillon, a partire proprio da sabato prossimo con la sfida di Livorno. Il Crotone invece presenta i 3 nuovi acquisti e conta di proseguire la corsa promozione. Il presidente Guarascio, il primo a prendere la parola in sala stampa, ringrazia Braia e poi motiva la scelta del tecnico Pillon. Crede in questa permanenza della Serie B del Cosenza e nello stesso tempo si è messo in discussione. Non è facile prendere una squadra dove, tutti voi sapete, abbiamo una classifica che non ci aiuta. L'allenatore ha detto sì perché ha visto le ultime gare dei Lupi e soprattutto a Pescara. Il Cosenza è piaciuto ed è possibilista nel centrare la salvezza. Io devo dire che ho fatto anche questa scelta in funzione della squadra, perché per me la squadra ha dei valori. Io credo che si possa fare, nel senso, sono convinto, se sono venuto qua, non è che sono venuto qua a fare una passeggiata di salute, sono venuto qua perché sono convinto che noi possiamo farcela. Insomma, magari può darsi con i play-out, può darsi che arriviamo magari anche senza, però dobbiamo essere convinti di questo e crederci soprattutto, perché sennò diventa molto difficile. La squadra ha dei valori, bisogna tirargli di fuori, questo è sicuro. Poi Braglia è un bravissimo allenatore, fra l'altro anche amico, sicché va tutto il mio rispetto per il lavoro che lui ha fatto, un grandissimo lavoro qui, perciò però ci sono delle annate che magari girano anche storte, le cose non vanno bene e si crea un po' di ansia anche nel giocare la palla, paura di giocare la palla, tante situazioni che
che si vivono all'interno quando si è in queste situazioni. A Crotone invece si respira un'aria diversa. La presentazione dei nuovi arrivi nel mercato di riparazione è stato anche il pretesto per parlare del campionato e degli obiettivi ambiziosi per la squadra di Stroppa. La squadra ha bisogno del pubblico, perché domenica ho sentito nei momenti di difficoltà qualche mugugno. Io penso che questa squadra merita semplicemente applausi e basta, perché essendo secondo in classifica dietro una corazzata come il Benevento, perché il Benevento è una squadra al di sopra della Serie B con giocatori molto esperti e noi dobbiamo essere tutti compatti. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Un'intensa attività ciclonica in Atlantico tiene sotto scacco con maltempo l'Europa centro-settentrionale. Sulla Calabria continua ad agire della variabilità che non darà comunque seguito a precipitazioni di rilievo. Domani nuvole sparse un po' su tutto il territorio regionale con spazio a locali schiarite. Non sono previsti fenomeni di rilievo. Temperature stazionarie di qualche grado sopra le medie del periodo. Passiamo a mari e venti. Domani mari generalmente poco mossi, venti tra deboli e moderati da scirocco ovunque. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. E anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.